2011, una data su cui tutti avete avuto da parlare. Ma l'unica voce che oggi ho voglia di ascoltare qui è quella del sangue di Avanzata. Questa è l'ennesima storia di un'altra vita spezzata da una pantera saziata con carne insanguinata. Un altro martire picchiato, manganellato, massacrato. È l'ennesima morte di Stato. 30 giugno 2011, la sera era calata su Milano, ore 22 di Avanzata. Un lavoratore di 51 anni camminava piano, ma non sarebbe più tornato a casa. Lungo la strada si fermò a parlare, a bere una birra con due tizi nell'ombra funebre di quei palazzi. Ed uno stronzo frustrato dei residenti alle 21.30 chiama gli sbirri per schiamazzi. Arriva la volante, scendono gli agenti, forse un normale controllo dei documenti, ma l'abuso di potere trova sempre il suo pretesto e senza nemmeno accertarsi li dichiarano tutti in arresto. Esattamente in quel frangente da cittadino corretto l'operaio va a buttare la bottiglia, ma non sapeva quel che stava succedendo. Quella notte a Milano l'aria puzzava di guerriglia, il primo schiaffo poi calci fino a sfinirlo, l'operaio collassa per terra. Gli mettono le manette, poi ne arrivano altri due, 4 contro 1, manganelli, grida sangue, mazzate a caterva. Lui chiedeva aiuto, Cristo voltò le spalle, ma un cellulare immortalò tutta la scena. Lo sbirro infame percuoteva, ma non si rendeva conto che l'uomo era svenuto e non si muoveva. Dalla divisa magari torni dal lavoro e muori. Figlio, non parlare con gli sbirri che ti fanno fuori. Michele Ferrugli era per terra inerte, deceduto sotto i colpi di quei 4 bastardi. Squilli di sirena d'ambulanze che giarono nel caos nudo della notte, ma era già troppo tardi. Tragica chiamata per l'epilogo forzato di una vita a Milano. La notte si fece più nera. Arrivò la figlia dell'uomo, vide una folla inferocita che chiedeva la testa della pantera. Le chiese spiegazioni agli agenti, ma fu silenzio. Solo sangue sulla strada. Solenne la promessa che la verità sarebbe emersa e quegli infami non l'avrebbero scampata. Di quella gratuita esplosione di violenza rimase solo un filmato girato da ignoto cellulare. Ma il primo avvocato era un incompetente, lei restò a guardare statue e sbirri accingersi ad insabbiare. Bloccarono le indagini per 4 mesi dicendo che il video era falsato e come prova non valeva. Provate a immaginare un po' quanto tremava la pantera quando uscì avvolto scoperto, chi sapeva. Una zingara che per caso quella maledetta notte immortalò quell'omicidio immotivato. Inequivocabili le immagini e il cambio d'avvocato fu l'ennesima spinta a rompere gli argini dell'indifferenza della pubblica opinione che domenica in televisione ruggiva come un leone. Lei è una donna forte, una che se ne fotte delle intimidazioni e minacce di morte. Intanto la questura di Milano paga quei 4 assassini con una colletta le spese processuali. Poi vienimi a spiegare che gli sbirri non sono tutti violenti, né tutti infami, né tutti uguali. Dalla divisa magari torni dal lavoro e muori. Io non parlare con gli sbirri che ti fanno fuori. Sentenze matematiche, il meglio degli sbirri ai cari delle vittime, difesi da facce ieratiche. Per il dolore di una moglie nemmeno il rispetto, e le ridevano anche in faccia al processo. Troppi innocenti uniti da un destino infame, umiliati, annullati tra
le mura di una questura, vite spezzate nel modo più grave, e sarebbe anche l'ora di introdurre il reato di tortura per gli assassini di Aldrovandi, 3 anni e 6 mesi, addirittura assolti quelli del processo Cucchi ed il processo Uva, mai partito che la mala polizia alla fine usa sempre gli stessi trucchi. Sta Italia di merda e da ridere, qua se uno sbirro ti fa fuori fra, c'hai torto a prescindere. Prima di difendere ogni sbirro, codardo e coniglio, pensa e se succedesse a tuo figlio. Lo conoscevamo tutti, non ha mai fatto male a nessuno. Ogni tanto si faceva la birra come tutti noi, voglio dire, però non era un cattivo, non era un ubriacone. Ci si beveva la birra finito di lavorare qui la sera. Che i colpi in testa, inferti col manganello, quando Michele Ferrulli chiedeva aiuto ed era inerme, sono un'attività che non ha nessuna possibilità di ingresso in quella istituzionale di polizia. Ed è un'attività dolosa ed è illecita.